Spacciavano per bio ciò che biologico non era, truffando lo Stato e la comunità europea. Con l'accusa di frode ed evasione fiscale sono stati denunciati 9 titolari di aziende agricole. Si è conclusa la fuga dei 2 vittoriesi evasi dal carcere di Favignana dopo aver segato le sbarre ed essersi calati dal muro di cinta del carcere di sicurezza per scappare un attentato di buttarsi in mare. La campagna elettorale alle battute conclusive. Nella giornata di ieri diversi gli appuntamenti e i big scesi in campo a sostegno dei candidati. Domani a Comiso Vittorio Sgarbi chiuderà la campagna elettorale di Assenza. Le elezioni sono un'opportunità anche per le persone diversamente abili per espletare un proprio diritto. L'ANFAS chiede che questo diritto venga tutelato e in tal senso ha predisposto un percorso di formazione. Ricorre oggi la commemorazione dei defunti, un appuntamento nel ricordo di chi non c'è più, ma anche all'insegna delle tradizioni gastronomiche. Ma com'è cambiata questa ricorrenza negli anni? Buonasera, bentrovati con l'informazione di Canale 74. Spacciavano per bio ciò che biologico non era, truffando lo Stato e anche la comunità europea. Con l'accusa di frode ed evasione fiscale sono stati denunciati 9 titolari di aziende agricole. Vendevano per biologico ciò che bio non era e per farlo hanno truffato lo Stato, la comunità europea e i partner commerciali. 9 titolari di aziende agricole del Ragusano, con particolare riferimento al comprensorio Modicano e del Siracusano, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica per percezione di finanziamenti ed incentivi all'agricoltura per circa 1 milione di euro, ma anche per frode ed evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Modica, coordinata appunto dalla Procura di Ragusa, ha scoperto una maxi truffa nel settore agroalimentare e biologico siciliano. L'operazione ha visto la partecipazione nella fase esecutiva dei provvedimenti magistratuali di circa 50 finanzieri che, dopo mesi di indagini tecniche, pedinamenti, appostamenti e analisi di movimentazioni bancarie, hanno eseguito decreti di perquisizione e sequestro insieme ad ordini di esibizione di atti e documenti ufficiali nei territori dei comuni di Modica, Scicli, Ragusa, Ispica, Pozzallo, Vittoria, Acate, Siracusa e Bologna, sedi di rilevanti aziende agricole bio, ovvero specializzate nella coltivazione e produzione di prodotti agricoli immuni all'uso di agenti chimici. Le indagini, avviate all'inizio del 2017, hanno permesso di scoprire un articolato sistema di frode finalizzato alla commercializzazione, sia in Italia che verso i principali paesi europei come la Francia, Germania e Inghilterra, di prodotti ortofrutticoli derivanti da agricoltura convenzionale, ma che invece venivano etichettati come provenienti da agricoltura biologica e biodinamica. Per soddisfare la crescente domanda dei mercati esteri in eccesso rispetto alle reali disponibilità di raccolto, venivano incamerati nei magazzini aziendali destinati al prodotto biologico anche partite di merce convenzionali proveniente direttamente da terreni non certificati bio. Il sistema di frode poi si completava attraverso l'alterazione dei risultati delle analisi chimiche eseguite su campioni di prodotti e quindi confezionati ed etichettati con la tipica raffigurazione della fogliolina verde, per essere destinati alla grande distribuzione ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello di acquisto di produzione, oppure venduti come materia prima biologica all'industria di imbottigliamento locale. A supporto delle prove raccolte dalle fiamme gialle, il sequestro di oltre 10.000 kg tra prodotti chimici, fertilizzanti, concimi, sementi alterate e pesticidi, rigorosamente vietati in agricoltura biologica, rinvenuti nei magazzini aziendali e nei terreni dichiarati ufficialmente nel programma annuale di produzione. In alcuni casi i finanzieri sono riusciti anche a risalire alle ditte fornitrici degli agenti chimici vietati, scoprendo tra l'altro un sistema di evasione fiscale di oltre 200.000 euro. È stata sequestrata anche tutta la documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali intrattenuti dalle aziende indagate con i clienti e fornitori nazionali ed esteri, nonché quella extracontabile occultata, ma comunque rinvenuta. Le indagini hanno permesso di quantificare anche in oltre 8 milioni di euro l'ammontare delle movimentazioni di falsi prodotti bio effettuate dalle aziende controllate, con relativa indebita percezione di contributi, finanziamenti ed agevolazioni pubbliche proprie dell'agricoltura biologica, pari a circa 1 milione di euro.
Sono state quindi denunciate all'autorità giudiziaria di Ragusa 9 persone titolari di aziende agricole operanti nel Ragusano e nel Siracusano per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode dell'esercizio del commercio e alla truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea, finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche con specifico riferimento a quelle concernenti l'agricoltura biologica. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro durante le perquisizioni presso le stesse aziende agricole oltre 10 tonnellate tra prodotti chimici, fertilizzanti, concimi, sementi alterati e pesticidi rigorosamente vietati in agricoltura biologica. Sono stati catturati la notte scorsa i 3 evasi, di cui 2 vittoriesi e un pachinese, che erano evasi sabato notte dal carcere di massima sicurezza di Favignana. I 3, che secondo le forze dell'ordine dovevano essere per forza ancora sull'isola, sono stati avvistati e bloccati. Uno ha tentato la fuga lanciandosi in mare, ma è stato rintracciato. È finita la fuga dei 2 vittoriesi e del pachinese evasi nella notte di sabato scorso dal carcere dell'isola di Favignana dopo aver segato le sbarre ed essersi calati dal muro di cinta del penitenziario di massima sicurezza. La scorsa notte sono stati catturati dai carabinieri. La notizia della cattura è stata confermata dal direttore del carcere Renato Persico. I 3 sono stati trasferiti a Trapani con una motovedetta. Gli evasi non sono tra i detenuti qualunque, si tratta di Adriano Volese, 36 anni, condannato all'ergastolo per omicidio, originario di Pachino. Giuseppe Scardino, 41 anni, condannato a 15 anni per una serie di rapine violente per il tentativo di omicidio di un poliziotto a Scoglitti e il complice Massimo Mangione, 37 anni, condannato a 12 anni e 8 mesi per gli stessi reati di rapine. I 2 spararono all'impazzata nel centro di Scoglitti, ferendo una donna per sfuggire a 2 poliziotti che l'avevano riconosciuto perché ricercato per rapine, che cercarono di uccidere. Mangione tentò di uccidere un poliziotto sparandogli un colpo di pistola alla tempia, ma la pistola si inceppò per un caso del tutto fortuito. Erano in cella insieme da qualche mese. Subito dopo la fuga era scattata la caccia in tutta l'isola. Secondo le forze dell'ordine, infatti, difficilmente i 3 evasi potevano aver lasciato Favignana, perché quella notte le condizioni del mare erano veramente proibitive. Le ricerche si erano quindi concentrate in tutti gli anfratti e i possibili rifugi che offre l'isola. Uno dei 3, Massimo Mangione, è riuscito nuovamente a darsi la fuga lanciandosi in mare. A questo punto sono state mobilitate tutte le forze dell'ordine presenti sull'isola, comprese le motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno setacciato il tratto di mare. Dopo aver raggiunto nuovamente la riva, Mangione ha cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato catturato dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria, che hanno seguito le tracce lasciate sul terreno dagli indumenti bagnati. Marcia spedita la campagna elettorale negli Iblei e si dirige verso il rush finale. Tanti gli appuntamenti che si sono susseguiti nella provincia di Ragusa, che ha visto scendere in campo anche i big della politica nazionale. Marcia spedita la campagna elettorale negli Iblei e si dirige verso il rush finale, quando si imporrà il silenzio stampa fino al giorno del voto. Tanti gli appuntamenti si sono susseguiti nella provincia di Ragusa e che ha visto scendere in campo anche i big della politica nazionale. Nel segno dell'hashtag per una Sicilia vera, ieri a Vittoria la convention della candidata all'ARS per l'UDC Sicilia vera, Marzia Calandra. All'incontro era presente anche il segretario nazionale Lorenzo Cesa, che nel presentare la Calandra ha parlato di una professionista seria da mandare all'ARS al posto di gente senza arte né parte. Pochi giorni al voto, il 5 domenica si vota, lo voglio ricordare a tutti i siciliani, bisogna andare a votare, perché se non si va a votare poi non si può protestare il giorno dopo, non ci si può lamentare, quindi la prima cosa che voglio dire, votate, 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 votate bene. E siamo qui ormai a conclusione, abbiamo riunito tutti coloro, insomma, che hanno in qualche modo contribuito con il loro impegno, con la loro presenza in questo mese pieno di impegno, di sacrificio, che ha visto l'appoggio e il coinvolgimento di tante persone. C'è tanto da fare, vogliamo ricostruire, abbiamo la pretesa di ricostruire un gruppo, un nuovo UDC, partendo da dei valori fondamentali, che sono quelli che ci hanno sempre contraddistinto, che hanno contraddistinto lo scudo crociato nei secoli. Ripartiamo da quelli, con una carica nuova, la carica dei giovani, la preparazione dei professionisti e la volontà veramente di cambiare il futuro di tutti, dei giovani in primis, e di poter effettivamente ridare un nuovo splendore alla nostra terra, in questo caso alla nostra Sicilia. A Ragusa invece Nello Di Pasquale ha incontrato nella sede PD di Villa Europa i sostenitori. Il suo discorso è stato incentrato sulla continuità del lavoro svolto in questi anni a Palazzo d'Orléans.
Questo è l'impegno che ho preso con i cittadini della provincia di Ragusa, ha detto il candidato PD, e i quali ripeto ormai da settimane che non può esserci campanilismo in una sfida del genere. Un parlamentare non rappresenta una singola città, ma Palermo, all'Assemblea regionale siciliana, deve fare gli interessi dell'intera area territoriale che lo ha espresso. Bisogna saper proporre una visione complessiva e progettuale, su base provinciale, tentando di ascoltare tutti e aiutando ogni comunità a portare avanti le proprie battaglie e a soddisfare le legittime aspettative di uomini e donne laboriosi, anima produttiva di una delle realtà più effervescenti dell'intera regione. Anche il consigliere Mario D'Asta mette l'accento sull'importanza del voto utile del 5 novembre. Il 5 novembre si vota ed è importante esercitare questo diritto avendo le idee ben chiare. Questa Sicilia ha avuto tanto, lo dobbiamo raccontare meglio, questa provincia ha avuto tanto, grazie alle persone che hanno fatto la gavetta, grazie alle persone che hanno trasformato le idee e i propri valori in azione amministrativa, portando tanti e tanti finanziamenti per opere pubbliche, per i soggetti più deboli e per un territorio, quello della provincia di Ragusa, che merita ancora una volta di essere voluto bene. A Scicli invece ha fatto visita il presidente di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, a sostegno della lista Fava 100 passi per la Sicilia. Affermare che le elezioni in Sicilia sono elezioni locali è una grande sciocchezza, afferma Fratoianni. La verità è che chi dice questo lo fa perché si sta preparando a gestire una sconfitta clamorosa. Si va adesso verso le battute finali di questa lunga e combattuta campagna elettorale, che terminerà questo venerdì e che vedrà ancora i politici Blay impegnarsi per una chiusura che sia ancora più chiara e convincente. E oggi andrà in onda su canale 74 alle 15 e alle 21 la replica dello speciale che abbiamo realizzato sulle elezioni regionali 2017. Tanti gli ospiti in studio e le interviste ai candidati presidenti. Nella giornata di domani Vittorio Sgarbi sarà a Comiso, dove terrà una conferenza stampa nella sede del comitato elettorale di Giorgio Assenza. Sgarbi, che già a settembre aveva annunciato il suo sostegno al candidato presidente del centrodestra Nello Musumeci, incontrerà gli amici del candidato di Diventerà Bellissima, Giorgio Assenza. Il candidato comisano chiuderà poi la campagna elettorale alle 20 con un comizio in piazza Fonte Diana. E ora cambiamo argomento, ma restiamo sempre in tema di elezioni. L'ANFAS di Modica interviene infatti per chiedere la tutela per il diritto al voto per tutti a conclusione di un percorso di informazione e comprensione. Anch'io ho il diritto al voto, è quello che chiedono ad alta voce i ragazzi dell'ANFAS di Modica. Il diritto di voto è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e la Carta Costituzionale precisa che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. È però anche vero che sebbene la legge italiana riconosca ai disabili intellettivi il diritto al voto, questi non sempre vengono messi in condizione di esercitarlo consapevolmente. I programmi e le indicazioni sono espressi in un linguaggio di difficile comprensione e in certi casi la persona con disabilità non sa nemmeno di poter votare. Tutto ciò conduce le persone con disabilità a rinunciare al loro diritto di voto. In questo periodo gli operatori dell'ANFAS hanno assistito i ragazzi dell'associazione in questo percorso di cittadinanza attiva, fornendo le informazioni su diritti elementari che loro stessi non sapevano di avere, ma cui il riconoscimento da parte della collettività è per loro estremamente importante, perché significa riconoscergli un ruolo attivo nella società. Per questo motivo i ragazzi dell'associazione oggi chiedono ad alta voce di poter esercitare il loro diritto di cittadinanza. Dunque, far conoscere le istituzioni del proprio paese, contribuire a sentirsi parte della comunità ed assumere pienamente la responsabilità del diritto dovere al voto sono passi per la legittimazione delle persone con disabilità intellettiva ad essere a tutti gli effetti cittadini italiani. Come è stato fatto questo percorso di apprendimento e di approccio appunto al voto? Allora, l'approccio al voto, abbiamo stampato una scheda elettorale facsimile e una nostra volontaria ha spiegato come si vota, perché cos'è un partito, cos'è un movimento e come sono le varie funzioni del voto. E i ragazzi, un gruppetto di ragazzi che hanno capito, e stiamo portando, abbiamo voluto fare questo comunicato perché anche a livello nazionale, l'ANFAS nazionale ha portato avanti questo tipo di progetto, perché molti ragazzi con disabilità intellettiva possono e hanno la possibilità di andare a votare.
E oggi decorre la commemorazione dei defunti, molte le tradizioni legate a questa festa, per questo vi riproponiamo questo servizio di Giorgio Fratantonio. C'erano una volta i morti, i mutticiedi, ma esiste ancora la tradizione legata alla gastronomia, per esempio? Che cosa si regalava e se si regala ora? Una volta si usava la frutta martorana, le frittelle non potevano mancare sulla tavola, ma oggi esiste ancora questo tipo di tradizione? Lo chiediamo ad uno dei noti pasticceri di Modica. Nelle nostre zone ancora viene rispettata questa tradizione ed è viva, cioè la gente aspetta questa tradizione per consumare i prodotti. Le frittelle, appunto, a livello gastronomico si preparavano da sempre in casa, le nonne le preparavano con gli ingredienti naturali, gli ingredienti originali che sarebbero le noci, i fichi secchi, l'uva passa, il finocchietto selvatico, così come preparava la nonna in casa. C'era come regalo, c'erano noci, melegrane, e poi c'era oranato, c'era il ciapefico, c'erano le frittelle e poi c'erano altre cose allora che io, martorana, i coseremutti. Ma i coseremutti erano uranato, i ciapefico, c'erano tante altre cose. Ancora esiste ed è i miei genitori e soprattutto mia suocera che ci pensa a queste cose. Per quanto riguarda la tradizione gastronomica, normalmente sono le frittelle che fanno solitamente qua a Modica in un certo modo, mentre io vorrei far ritornare ancora le famose pupi di zucchero, che sono molto rare anche da trovare. Le frittelle, sicuramente le frittelle. Le frittelle fatte come? Con le noci, con l'uva passa e semplici, che sono quelle più buone. C'era i mamme nostri. E i padri, c'erano i noci, i ciapefico, la fico a sicca, c'erano i ranata, c'era la frutta martorana, questa c'era anche, castagna, la castagna era la prima di tutti. Ma chiediamo ad un esercente, allora funziona ancora il regalo, la tradizione dei regali, dei giocattoli per i morti? Sì, abbastanza bene, diciamo che la tendenza è anzi al ritorno dell'acquisto del giocattolo per questa festività. Devo essere sincero, no? Non opto per altre cose. Ma sì, sto comprando qualcosa per mio figlio. L'ho comprato, perciò. Penso di sì, perché i bambini li aspettano e poi adesso non sono più giocattoli, adesso sono sistemi di apprendimento. Cosa erano i suoi regali per i morti? Col martello e con i chiodi ci facevamo il monopattino, facevamo tante cose. C'erano tante altre cose che ci facevano trovare. Poi ho incominciato col carrettino per i maschietti, la carrozza, cioè queste cose erano i giocattoli di allora. La giovane cantante ragusana Alessia Pallavicino ha conquistato l'accesso alle semifinali nazionali di Sanremo Giovani. Adesso per lei l'ultimo passo prima di poter salire sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. You see me sleeping, but I'm dying on the floor. Alessia Pallavicino, giovane cantante 18enne, originaria di Donna Lucata, ha conquistato l'accesso alle semifinali nazionali Aria Sanremo Tour, tappa indispensabile per poter accedere alla gara con ora del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Lei, insieme ad altri semifinalisti, si esibiranno dal 24 al 26 novembre al Palafiori di Corso Garibaldi, a Sanremo, per conquistare la possibilità di esibirsi davanti alla commissione RAI, incaricata di vagliare chi ammettere al Festival della Canzone Italiana 2018. In questa occasione dovranno portare un brano inedito, che sarà poi quello che, in caso di vittoria, dovrà essere eseguito davanti alla commissione RAI, per accedere al Festival 2018. Alessia coltiva la passione per il canto dall'età di 4 anni, quando ha iniziato a cantare per il coro Marielle Ventre di Ragusa, per proseguire a studiare privatamente canto e musical. Da qualche anno invece fa parte della Peppe Arezzo Jazz Ensemble, come corista, che le ha permesso di partecipare a tanti importanti concerti e manifestazioni. Si dice soddisfatta Alessia del risultato ottenuto sinora e spera di poter convincere la giuria con il suo brano inedito. Dunque, per la giovane cantante si avvicina sempre più la concreta possibilità di esibirsi sul palco dell'Ariston, dopo aver superato le eliminatorie e le selezioni interregionali.
ed essere stata scelta da una giuria di qualità composta da Maurizio Caridi, presidente dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, e da Massimo Cotto della Virgin. E ora allo sport, la Virtus Euromotor Ragusa si arresta a Messina e perde il secondo posto in classifica. Al Pala Tracuzzi, risultato finale di 81-78. La Virtus Euromotor Ragusa si arresta a Messina e perde il secondo posto in classifica. È stata una gara equilibrata, come testimoniano i parziali, decisa solo nell'ultimo quarto. Ragusa, pur con le assenze del capitano sorrentino e di Mammana, ha giocato una buona partita con Idrissou, Carnazzo e Simon, che si sono fatti valere sotto canestro. Bene anche Licitra con i suoi 22 punti. La gara è appassionante sin dai primi minuti. Messina ha in Daniel Hendrick il suo punto di riferimento. Ragusa trova in Licitra un cecchino infallibile. Insieme a Carnazzo e Canzonieri si tiene la Virtus in partita. Messina chiude il primo quarto con un più 5 grazie a due tiri da 3 di Fatallà. Nel secondo quarto Messina ancora pressante con Romè e Fatallà, ma Ragusa non molla con Girgenti da 3 e Canzonieri, ma i padroni di casa vanno a riposo lungo sulla 39-33. Il terzo periodo vede i virtussini che segnano soprattutto dalla lunetta. Poi inizia il festival dei canestri da 3 che portano le due squadre sul 57 pari alla penultima sirena. L'ultimo quarto inizia bene per la Virtus. Carnazzo e Simon costruiscono un piccolo break di 5-0. Messina trova il canestro solo dopo 3 minuti. Hendrick riporta avanti Messina e Cavaliere allunga dalla lunetta. I virtussini lottano e si riportano sotto a meno 1 grazie a Simon. Corazzon, Fatallà, Cavalieri ed Hendrick portano Messina sul più 8 e non c'è più tempo per recuperare. Ecco le parole del coach della Virtus Euromotor Ragusa, Massimo Di Gregorio. La partita è stata una partita dura dal punto di vista fisico. Loro ci hanno messo le mani addosso, hanno giocato molto con i contatti e in parte questo tipo di gioco ci ha sfavorito. In ogni caso cerchiamo di andare avanti, nel senso che dobbiamo far tesoro degli errori commessi e andare avanti sul nostro cammino, che comunque è quello di crescere, migliorare e se è possibile anche far migliorare i nostri giovani. Okay. Poi sull'incontro, la partita è stata combattuta punto a punto dall'inizio partita. Nell'ultimo quarto ci hanno fatto un break che non siamo riusciti a riprendere. Ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni, ma è chiaro che fuori casa non possiamo concedere 81 punti. Quinta vittoria consecutiva, primo posto matematico nel girone H di Eurocup per la Passalacqua Ragusa, che battendo il Sexar per 72-59 si assicura la qualificazione alla fase successiva. Quinta vittoria consecutiva e primo posto matematico nel girone H di Eurocup Women per la Passalacqua Ragusa, che battendo gli Exesard per 72-59 si assicura la qualificazione alla fase successiva. Match sempre all'insegna dell'equilibrio, che la formazione biancoverde è riuscita a mettere definitivamente dalla propria parte nell'ultimo quarto di gara e che ha visto una Consolini in formato nazionale autrice di 22 punti, oltre a Embi che salendo in cattedra proprio nell'ultimo quarto raggiunge quota 20. Adesso l'obiettivo è quello di classificarsi nella migliore posizione possibile del ranking, che sarà stilato dopo la prima fase, anche per evitare il turno intermedio e avere una settimana in più per poter lavorare. Quello che conta è arrivare nelle prime 8 posizioni del ranking, dato che le prime 8 saltano il turno. Sono contentissimo del risultato perché questa squadra, nonostante abbiamo vinto là in maniera abbastanza agevole, è un'ottima squadra. All'inizio siamo stati bravi a non perdere la testa e restare attaccati alla partita. Abbiamo trovato un contributo importante dalla partita sia con Valerio che con Soli che con Miccoli. La giornata di giovedì sarà un riposo assoluto perché vogliamo arrivare al match con Luca nelle migliori condizioni possibili. Una partita che sarà ovviamente importante per il campionato, ma anche in ottica di Final Four. L'incontro con le campionesse d'Italia è in programma sabato 4 novembre alla Pala Minardi di Ragusa. Seguirà la pausa della nazionale che, per quanto riguarda le ragusane, vede convocate Gaia Gorini, Chiara Consolini e Alessandra Formica. Con questo servizio è tutto, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. A tutti una buona serata. Arrivederci.